SM, fetish dei piedi, zoofilia e onanismo, solo su Padre Kind live. Mm -hmm. Mm -hmm. Buonasera, buonasera figlioli, iniziate ad accomodarvi, buonasera pelato, buonasera jabber, buonasera vale, buonasera sanietto. Buonasera Gianfrassino, buonasera Jenny, buonasera Hilde, buonasera il sommo cinghiale, buonasera Ivan Rintaro Under, buonasera Jenny, buonasera Ivan di nuovo, buonasera Shad, buonasera Jason, buonasera The Grey Piggy, buonasera Sclero, buonasera Conchi, Bitumers, buonasera Jason, Galemma, buonasera Allo, buonasera Avo, buonasera Franz, buonasera Trinità, buonasera Anna, buonasera Spark, il gatto con gli stivali per DNA... E altri, altri che si aggiungeranno mano a mano Che messaggio? Grazie Izza! Grazie Izza per il supporto Sono 30 mesi di disagio in buona compagnia però Grazie mille Izza Numeretto della riffa Izza sera Amap sì sì c'è stato un terremoto ma ne parleremo anche domani nelle clerical news 30 mesi come il parmigiano sì. no no ma già mi aveva detto di sì già mi aveva detto di sì è da un po' che ci sentiamo stiamo solo cercando un periodo in cui era libero. Buonasera Chris Baco, buonasera stellissima, buonasera Silvia, buonasera Cuccoli. Ah, cazzo. Grazie al sommo cinghiale, grazie per il supporto. Il numeretto della riff anche a te. Intanto si avvicina Live Train. Manca ancora qualcuno di voi generosi sostenitori per far partire la train e ci pensa Lord Lezzo. Grazie Lord Lezzo, buonasera Funghetta, ruberetto da rifacca a Lord Lezzo. Passa al gatto di tutti, che poi ci pensiamo. Allora, mi bannate? Sanietto, Sanietto bannato subito perché fa domande impertinenti. E buon, eccoci qua, eccoci qua. Buon domande scomode. Domande scomode. Buonasera, figlioli. Buon mercoledì, benvenuti. Benvenuti in parrocchia. In questa parrocchia che il mercoledì si riveste. Di energie vibrazionali e dimensioni quantiche. Allora, spostare un po' il microfono, l'ho troppo vicino. Eh, questo, questo è lo schermo di, di, di pre-live, poi ci spostiamo nella nostra è schermata del mercoledì. Di... Multidimensionale del denaro, eh Anna, la, la, stavo, mani, la, la volevo fare, poi è arrivato. Ci siamo ordinati da mangiare ed è arrivato alle otto e mezza, e quindi non ho, non ho fatto in tempo. Infatti, sono, ho ancora tutto sullo stomaco. Eh, grazie funghetta per aver attivato l'energia multidimensionale del denaro attiva. e hype train al 94%. Manca un'anticchia, un'anticchia per far vedere. Che ricerca. su di Gesù Cristo. Pace bene alla parrocchia tutta che mi sono perso. Niente, niente, ancora dobbiamo. Siamo appena entrati, siamo appena entrati in sintonia vibrazionale quantica. Devi, allora, dobbiamo segnare un battesimo a Izza, un battesimo al Sommo Singhiale, un battesimo a Lord Lezzo, buonasera Laura, buonasera Roberto, buonasera a, ad, ad, altri, ad altri, ad altri, ad altri, Allora, la, la, serata, la serata di oggi, la serata di oggi è colpa, anche questa, di nuovo, di funghetta. Che mi manda dei video disagianti su cui io poi vado ad indagare scopro altri mondi terribili e eh, calla e eh, calla non mettete i bastoni fra le ruote alla bici di cai ha bannato subito sanietto di nuovo Buonasera valentina Buonasera valentina anche lei si è seduta adesso qui con noi dopo la live dopo la live si sì, sì. Allora, allora, e spostiamoci. Sposti e di nuovo, è di nuovo colpa di funghetta, Eccoci qua, nella nostra schermata, schermata Matrix perfetta per i mercoledì sera, per i nostri mercoledì sera, alla ricerca di verità veritose, diverse eh, dal classico, dal classico delle nostre religioni istituzionali. È sempre colpa di funghetta, Matrix, Matrix, Matrix. Funghetta, disapprovazione e rimprovero. La polizia dimensionale arriva con un uh, velocipede, con un velocipede, realtà alternative, realtà alternative, verità alternative. Buonasera, Elisa. Benvenuta in parrocchia, intanto, intanto qualcosa sta cambiando, qualcosa sta cambiando, le energie dimensionali si stanno riallineando, stiamo per giungere a un nuovo mondo, una nuova realtà, una scritte rivelazione, misteriose. scritte misteriose anche, una rivelazione che ci verrà fornita direttamente il 12 novembre, sta lì lì eh! Eh, prova ad aggiornare la pagina. Laura, fai il refresh della pagina e ti dà la possibilità di, di condividerlo. Secondo te, perché mi sono prestata? Sono in ritardo per il disagio? No, x Sei giunto proprio mentre giungevamo noi. Siamo tutti giunti allo stesso, mo allo stesso momento e allo stesso luogo. Eh, ti prego, cambia lo sfondo. Brutti ricordi di latte di Giaguaro. Oddio, allora, allora, appunto la verità: una rivelazione verrà fatta a tutta l'umanità in 150 lingue il 12 novembre. Lì lì, tra lì, sta lì Mancano pochi giorni e noi oggi capiremo di che si tratta. Siamo venuti tutti insieme. Buonasera, Tony. Un nuovo percorso si sta allineando. Una pista ciclabile, maledetto, ehm intanto oggi ci ha stato il terrimonio buonasera pasta faria 150 lingue mm, mm, mm. pure io vivo in una realtà alternativa dove tutti i giorni mi scopro eh vabbè non è. quella non vale però ma è sabato prossimo io ho da fare è esattamente è proprio sabato sarà proprio sabato eh, ti ho mandato tutto nei messaggi twitch eh, grazie al gatto con gli stivali poi lo recupero però non in questa live ma poi me li guardo eh, così ci facciamo una live apposta proprio ma come il 12? Io il 21 firmo un altro contratto di lavoro. Il 12, 21, coincidenze? Eh, porto una, porti un altro ospite tipo Polenio? No, non è una, real, una nuova realtà che riguarda me, riguarda tutta l'umanità. Io non c'entro nulla. Eh, deve arrivare mio cognato sabato mattina, vedi, vedi? È tutto, è tutto collegato, tutto fa parte di uno stesso, eh, di uno stesso piano dimensionale. Eh, grazie, ho regalato l'abbonamento. Intanto, Tony ha regalato l'abbonamento ad Anna. Il mondo finisce sabato. E che cazzo, mai di lunedì! No, 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 non finisce il mondo. Voi siete abituati alle profezie di stampo religioso che prevedono catastrofi incredibili. Questa è una profezia di gioia, di rivoluzione. Un mondo bellissimo sta per arrivare. Ma che ne sapete voi? Tra un po', tra un po lo vediamo. Il 12 mi scade l'abbonamento, vedi. Eh, un reset, un reset Buonasera Svarbino eh, Papa Francesco Sinchina Monsignor Cain <ride> eh, Quando arriva il bip per polerio Ma buonasera Andrea Ma quelli del nuovo ordine mondiale si sono lasciati ancora scappare la cosa I soliti Che puzza di <ride> Anche tu hai sentito lo stesso odore Shad, Ci verrà reso pubblico Un pugno di, di verità Veritosa in Mondovisione in 150 lingue mi sto preparando Perfetto, fatto ma non succede nulla Ah, non lo so Laura, comunque eh, Intanto te lo segno sulla fiducia Poi magari ti dà la possibilità di condividerlo Un segno, un regno di pace e felicità eterna Per essere tutti insieme con un'unica grande famiglia cosmica Silvia, Silvia ha inquadrato la situazione eh, Pare se finisce in un video del ricercatore Mariano di Sticola. No, no, una roba nuova, è una roba nuova Allora facciamo così Innanzitutto... Vi siete magnati stasera e poi iniziamo, così diamo tempo anche agli altri di arrivare. Pare sono nuovo. Cosa posso fare con l'abbonamento per un mese, Anna? Con l'abbonamento puoi rivedere. O, oltre, ovviamente, eh, per chi fa l'abbonamento è per supportare me. Con l'abbonamento puoi rivedere tutte le live che sono nel canale che non sono ancora caricate su YouTube. Eh, gli abbonati possono rivederle, altrimenti sono private. E puoi usare anche un sacco di emoticons che sono esclusive per gli abbonati, ma anche alcuni audio del canale. Se fai punto esclamativo sub audio sto finendo di sganocchiare un involtino primavera vedi pane e tristezza ho ancora le patate al forno e non so se sopravviverò abbastanza per mangiarle se Putin e gira la chiavetta saremo tutti in un mondo migliore sicuro eh, dico, dicono che Ringo Power era una trollata e che esce la serie bella sì, era finta quella, era. scusate io sto rotando perché ho ancora, devo ancora digerire stasera del bistec delle discount e vipra, easy peasy, bistecca con salsa al barbecue e patatine eh, schirra non so cosa sia, con la marmellata di albicocche, sto quasi festeggiando, buonasera serenity noi ci siamo ordinati, ordinati roba dal cinese eh, un boltino primavera, qualche sushi o la pasta quella che fanno alla piastra eh, piadina prosciutto e formaggio con birra scrausa, perfetta, birra scrausa per digerire è sempre ottima. Pizza con prosciutto e mozzarella e un altro pezzo bianca dove ci ho messo dentro la porchetta. Polenta, già la voletta qui. Involtino primavera era prima il gatto esatto, di, di Schoendinger. Bistecca di sostata di manzo e finocchio crudo Noi hamburger di pollo ad Alessio erano a forma di cuoricina di unicorno Inutile dire che li ha usati per giocare ma ovviamente eh, Lo schiera è una specie di yogurt islandese ma molto buono Sangiovese di ordinanza Buonasera Franci frittata e broccoli Buonasera Deidara, Si parla di cibo: si sì, è il pre-live. Dei Dara, indaghiamo sulle vostre abitudini culinarie nella cena. Un'astronave spaziale a forma di banana. Io ho preso la pizza dalla pizzeria di fronte a casa mia. Anche questo molto top. Facile. Patate sarciscia di maiale e taglio di, uh, di coltello al forno. Al di maiale al taglio di coltello al forno. Buonasera un diavolo per capello. Buonasera, dottor Cuscito. A rista di maiale. Cavolo cappuccino cotto, uova alla fine, Minestro, minestrone in lattina. Che tristezza, Franza. Il minestrone in lattina. Però oggi abbiamo fatto i biscotti. Ottimo. Non era una pizza. Era la cartina geografica della terra. Buonasera. Ipazia, allora allora allora. Eh, abitudini culinarie a parte, non hai letto una cosa. Non hai letto una cosa giusta. Per cena spero di mangiarmi sempre qualcosa di succoso e vivo e che dia e che dia d'accordo, ma niente, solo cibo, niente, niente. Io non cucino mai perché devono farlo le donne. Buonasera patriarca Saraceno. <ride> Buonasera anche al dottor M che ci segue. Pasta al pesto. Ma dov'è mio figlio? Dov'è Conchi? È vero, ieri abbiamo scoperto che in realtà Jenny è la madre segreta di Conchilai. Eh, che dio taxista, allora allora è successo questo. Funghetta mi ha mandato questo video e io ho scoperto una nuova realtà imminente che sta per arrivare. E che voglio condividere con tutti voi. Il video in questione è questo qui. Non lo state vedendo? Aspettate, ve lo faccio vedere pure a voi, sennò no è inutile. Eccolo qui. Aspettate. Eccolo. Mi sapresti dire cosa succederà il 12 novembre. Sta eh, rispondendo ad un commento. Cosa succederà il 12 novembre? Buongiorno caro amico. Allora, il 12, se, il 12 novembre succederà un, una cosa, un, un, diciamo, un evento abbastanza importante. Ci sono, si sono riunite delle persone che riveleranno: sono, sono scienziati, sono persone di, di cultura, sono persone che hanno appreso certe verità e hanno deciso mh, di raccontarle al mondo intero. Addirittura si chiamano, si chiamano praticamente eh, l'inizio della nuova società creativa. Queste persone tradurranno in cento 150... società creativa, eh. Ricordate questo nome. 50 lingue, eh, la, queste verità e il mondo riverrà molto sconvolto da ciò che verrà rivelato, dalle verità che verranno rivelate e verrà dato anche una soluzione, ovvero la unica maniera per riuscire a sopravvivere per non arrivare all'estinzione sarà creare una società creativa. Sarà un passaggio ovviamente momentaneo perché eh, si parla ancora delle persone degli scienziati gente di cultura così a caso no a caso eh, rivelazioni rivelate sì esatto ri rivelose eh, cioè, finalmente una teoria di complotto altro, positiva con scienziati per buoni esatto esatto Cuccoli è, que è questa la, la, diciamo, la cosa straordinaria è una profezia buona fatta da gente buona per un mondo buono Ancora di... Ma solo a me quando mi dicono cosa creativa da sta gente puzza sempre creativa, puzza sempre di a cazzo di cane, l'unica maniera per sopravvivere è scopare e mangiare Di denaro si parla ancora di tra virgolette una sorta di politica, eh, si parla ancora di in un certo qual modo del sistema a cui siamo abituati la società creativa così come la presenteranno sarà un passaggio per un tempo per abituare le persone perché il futuro della vera società creativa sarà la completa eliminazione del denaro e della politica, sarà tutto meritocratico. Si, nella, diciamo, nel nostro futuro eh, ci saranno appunto la rivelazione dell'esistenza degli estraterrestri. Eccoli qua, ecco che ci arrivano. Ci arrivano le prime dritte, ci sarà la rivelazione dell'esistenza degli extraterrestri. Eh, puzza di cacca, sì, dai, si dai se torna baratto Non ci sarà un mondo senza politica, senza denaro, tutto meritocratico, tutto bello, tutto be la tutta pure la tutta santa, questa nuova realtà. Quindi ragazzi, esatto, donate, donate al canale, donate battesimi, fate donazione al canale, altrimenti i soldi dopo il 12 spariscono. Quindi, intanto, datemeli a me che ce dovete fare. Eh, eh, Realiana, non lo so, lo scopriremo insieme. Ora dono, dai, tizio, dai, tizio, svuota il conto in banca. Su, sei pieno di soldi, mortacci tua, sta a far taccagno. <ride> Comunque, questa è Star Trek 100%. Eh. Vedremo personalmente gli extraterrestri, vedremo i, i maestri ascesi, I dove maestri ci aiuteranno ascesi. ad evolverci con tecnologie veramente straordinarie, ma a cambio noi dovremmo, dovremmo diventare la versione migliore di noi stessi, dovremmo diventare le persone spirituali con il rispetto assoluto verso tutto e tutti verso la naturalezza, gli animali, il nostro prossimo dove l'amore sarà la, la regola primaria e principale rispetto e altruismo quindi il 12 novembre cominciamo a mettere le basi per il futuro della nuova società creativa la nuova società creativa i maestri Ascesi, ma Ascesi dove? ma noi non abbiamo un motore a curvatura non possono interferire in effetti le regole sono quelle eh che minestrone de monnezza! Gli ascesi, chi quelli di Stargate? Ma io 12 ci ho giù, come faccio? Che bello, finalmente incontrerò Mace Window. Eh, tra due giorni, tra due giorni, tra tre giorni, sabato, sabato e 12, eh, sabato, sabato. No, non, ci sono non ci sei sabato, Quindi trovo il mondo nuovo tutto da solo. Sì. Ce lo vedremo separati, sì. I maestri ascemi, i maestri con l'ascesso, i maestri con l'ascesso. ...che comprenderà il cambio totale, sistematico di tutto quello che noi abbiamo costruito e vissuto fino adesso. Quindi ecco quello che posso dire sulla società creativa è questa, è l'inizio di un grande cambio. Ma il cambio radicale sarà quando finalmente aboliremo totalmente l'ego... Il denaro, come la voglia come? di possedere, no, ho messo un cuore. Ci sarà l'altruismo alla base, l'amore. Ma come aboliremo totalmente l'ego? Ma non facciamo scherzi, eh. Siamo impegnati, possiamo vederlo in differita. Buttiamo via tutto e ripartiamo dalle caverne. E il rispetto. Buon cambio a tutti. Non vedo l'ora. Non vede l'ora. Non vede l'ora. C'è questa, eh, questa speranza, questa speranza che. Ah, avevo capito. Sì, butteremo via i Lego. Anche perché c'hai 40 anni, ancora Gioca con Lego. Io sì. Grazie Antonio Merico. Grazie mille per il battesimo numeretto della riffa a te, padre. Metti il cuore, vedi se si può mettere. No, Spark. Eh. anche meno, eh, amore libero, beh, parliamo. Ne butteremo via le mutande. I, le I Lego so per tutti, è vero, è vero. Anche per i quarantenni, sì. Sono assolutamente d'accordo. Però non ha detto l'orario. Allora, allora, io così ho visto questo video che mi ha mandato funghetto e ho detto mannaggia a lei, adesso dovrò immergermi in un nuovo, <ride> in una nuova realtà che puzza tantissimo e quindi, e quindi mi sono immerso, e quindi mi sono immerso, sono andato a vedere il, il, innanzitutto il suo, il suo canale TikTok e oltre queste ovviamente eh, tutte cose con, tutte cose, New Age, dimensioni, vibrazionali, la quinta dimensione, volevo, volevo, dov'è, dov'è, le... eccolo qua, eccolo qua, messaggio, messaggio extraterrestre, ma come fa questo a saperne, i maestri Ascesi gli cioè, hanno citofonato a casa, a quanto pare Linaro sì, per tutta ciao a tutti, Faccio questo video per comunicare un messaggio molto importante ricevuto da Niccolò Di Lella direttamente dal comandante hashtag della Federazione Galattica. Ma chi è? Scusate, scusate, Ma, ma... Ah, non state guardando. Aspetta, aspettate, aspettate, vi devo far vedere. Non so perché era... si è spostata di qua, eccola. Ma chi è? Ma chi è questo? Niccolò Di Lella è stato contattato dal il capitano spaziale Mansha Astro Rush per rivelargli un messaggio. Il famoso, il celeberrimo Niccolò Di Lella. Niccolò Di Lella, adesso ce lo cerchiamo subito però. Mi sembra che si chiamava Niccolò Di Lella. Eccolo qua, Niccolò Di Lella. C'ha proprio un canale YouTube, Niccolò Di Mo, mo, mo ce lo andiamo a vedere. Eh? Mo ce lo andiamo a vedere. Andiamo a scoprire anche chi è Niccolò Di Lella. Però nel, nel frattempo torniamo, torniamo a questo messaggio spaziale. Ci chiedono di fare un lavoro ad onde di pensiero e frequenza per aiutare la madre Terra nel salto quantico e per aiutare tutti i terrestri in questo momento veramente difficile che stiamo vivendo. Dobbiamo... Come sappiamo tutti, il pianeta è nostro e loro per non violare il nostro libero arbitrio non possono fare lavoro per noi. Per... Tutte... Cioè, niente che questo... si ha dei denti splendenti è vero, è vero dopo Polenio sono pronto a tutto buonasera Tana niente, no? ma tutti quelli che si inventano questi esseri magici dimensionali, divinità gente con i superpoteri tutta gente che non può intervenire non può fare un cazzo per rispettare il libero arbitrio ma guarda un po' te eh? ma guarda un po' te sì, se ci impegniamo in un'iniziativa d'amore come questa loro possono mh, amplificare il nostro lavoro influenzando a catena tutta l'umanità. Il lavoro è semplice, si tratta di pronunciare una frase e successivamente vis visualizzare la terra in quattro colori differenti. Ogni giorno alle 19:30, in qualsiasi posto ci troviamo, possiamo pronunciare o semplicemente pensare a questa frase. Ma perché? Ma perché? Cioè ti arriva L'alieno ah, dimensionale super esperto con una tecnologia incredibile. E come soluzione ti dice: Alla tutti i giorni, alle 19.30 devi pensare alla Terra di diversi colori, una volta gialla, una volta verde. Fidate che funziona. Ma in che cazzo di mani siamo? Ma neanche dagli altri universi ci arriva gente con un minimo di senno. Grazie del follo, merci. Benvenuta in parrocchia. Le cutanate, non ne sto dicendo esatto, esatto. La frase importante da dire è: Do al pianeta tutto l'amore del mio universo interiore. Dono ai miei fratelli tutto l'amore del mio universo interiore. Dinamica trascendentale. Esatto, esatto, De Grey. ha benedetto questo lavoro. Pace, gioia e volontà a tutti coloro che amano. Pace, gioia e volontà a tutti coloro che vivono sulla Terra. Praticamente devi fare pregherina, invece che falla a Dio, la devi fare alla Terra. La frase importante da dire. Successivamente eh? visualizziamo, immaginiamo la nostra terra col colore verde. Dopodiché immaginiamo la terra col colore viola. Ma perché? Dopodiché immaginiamo la terra di colore giallo-oro. E per ultimo immaginiamo, visualizziamo, immaginiamo la terra di colore bianco. Sappiamo che i colori sono vibrazioni e ogni colore corrisponde a una vibrazione ben specifica. Quando noi immaginiamo la Terra col colore verde, stiamo dando sanazione alla Terra. Quando la immaginiamo di colore viola, stiamo spingendo la Terra verso la trasmutazione. Quando la immaginiamo di colore giallo, stiamo dando... Cioè, questi sono oltre, eh. Qui, sono, qui siamo proprio a dei livelli incredibili. Uh, no, un colore non è. Ma vibra il marrone. Il marrone vibra tantissimo. Io so che vi esatto, che vibrazione è. Uh, come, non ti alzi, 7. Come al solito ci va in verso. Gli alieni sono razzisti nei confronti dei daltonici. Esatto, ma, ma lo scambio equivalente dove lo metti? Prendo quello che ha preso lei, grazie. Uh, se la, se la immagino. Ma perché dovrei augurare pace e gioia a tutti quelli che abitano la Terra che al 99% non, con non conosco? E se devo valutare quello 0,1 che conosco, devo concludere che due terzi di loro sono i meriti stronzi e imbecilli. I coloro sono lunghezze d'onda, non serve un, me un mezzo che vibri. Ma la Terra la devo immaginare sferica o piatta? Eh, questa, questa, è, una bella domanda, questa è una bella domanda. Allora, questo messaggio, questo messaggio extraterrestre. Eh? Saggezza nel cambio e quando la immaginiamo di colore bianco la stiamo inviando direttamente verso l'ascensione, aiutando così l'intero pianeta e aiutando così ogni singola persona Ma che ci ascolta. Ma pensate, era così facile, cioè era così facile. Tutti che sognano un mondo nuovo, un mondo perfetto, bastava sintonizzarsi. Tutti alle 19. Per questo motivo io vi spingo veramente ad aiutare ehm, noi, tutti noi, e tutti noi insieme a fare questo lavoro energetico Credo di Credo sia andata proprio così, Sera. Non costa molto, però davvero avrà effetti e ha effetti che possono aiutare tutti noi. Vi ringrazio tanto. Certo. E no, per perché mi, cosa, mi riescono i cuori! A Un abbraccio a tutti. Ah, ok, ok, basta. Andiamo a vedere invece chi è Niccolò Di Lella, quello che ha ricevuto il messaggio dall'alieno spaziale. Eh... Questo. Andiamo un po'. Mai vista una di queste, papà? Una di queste? Gente che si fa il culo, ricerca, duro lavoro, volontariato, della donazione, invece bastava farsi le biblioteche mentali con i colori. Era facilissimo. Eccolo qua. Ciao. Ciao a tutti, amici, oggi siamo qui per realizzare questo video. Sì, ho capito, però, c'hai cioè, 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 almeno dagli alieni fatti comprare dell'attrezzatura con cui fare i video. Non è possibile che entità super avanzate ti contattino e poi non hai un microfono per fare i video e non si sente nulla. Ah, un altro un altro eh... dialogo della natura la bellezza la voglio... chi è i messaggi extraterrestri oh. ciao a tutti questo video ah, sì, viene sì. fatto in risposta alle domande che più frequentemente mi vengono poste Aspettate che lo alzo, no? prima di tutto la domanda principale eh, a cui ultimamente sono stato sottoposto Bye. è stata quella di cosa sarebbe successo in questo periodo se davvero sarebbe successa qualcosa di particolare catastrofi eh, che ne so terremoti mancanza di corrente elettrica eccetera 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 perché i fratelli della federazione eh, hanno detto ma perché si vede che parla troppo con, con la lingua aliene e quindi poi l'italiano lo disimpara questo oppure altre cose che riguardano comunque delle cose distruttive. Ora, premesso questo, questi tipi di informazioni appunto le ho ricevute sia da persone che mi hanno scritto, sia da persone che mi hanno, scritto, che, mi Ma hanno che contattato. I che fratelli della federazione che... arriva da Trantor bisandomi di quello che si stava eh, muovendo nel web e nell'ambito, diciamo, extraterrestre, giusto per intenderci. Io non faccio molta attenzione a queste cose perché chiaramente la maggior parte delle informazioni, come i fratelli, hanno Ma sempre fatto ha perché... questa parte, sono informazioni purtroppo eh, non appartenenti alla realtà dei fatti, e quindi è anche questo il motivo per cui loro spingono sempre che eh, c'è il loro volere quello che venga spinta la verità, non un'informazione sbagliata. Anche per questo avrete visto diverse volte, sicuramente. Eh. Allora, allora, quest entità, queste entità, grazie a Cuccoli, grazie mille per aver regalato un battesimo a Gufi. Numeretto della riffa a te, grazie per il supporto. Ecco un altro che solo lui conosce la verità. Veritosa. Perché qual è il problema? Quest entità, queste entità, entità non possono intervenire, ok? Per rispettare il libero arbitrio, questo è quello che dicono Perché non si mostrano? Ma perché non possono? Eh? Perché non fanno niente? E questi guru dicono no, perché loro non possono intervenire Per non, eh, appunto, per non, eh, non eh, in, eh, come si intaccare il libero arbitrio C'è un problema però, perché se tu entità extraterrestre Vai a rivelare queste cose ad un tuo prescelto e questo prescelto poi le va a dire in giro. Stai comunque interferendo con il libero arbitrio degli esseri umani. L'unico modo per non ti interferire con il libero arbitrio degli esseri umani è non fare un cazzo, non dire nulla a nessuno. Così non interferisci. Ma se lo fai per maniera indiretta, quella è la, 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 la solita cosa di fatta la legge, trovato l'inganno. Stai a far paraculo. Sarai pure, arriverai pure dalla quinta dimensione Ma sei un paraculo eh, Idiocracy è un documentario Esatto, però padre lo vede Lo riconosce che quello che dice Non è attinente alla realtà eh, Liberer, no, lui parlava Delle cose che dicono nel web che non sono attinenti Alla La realtà, bene. non quelle che dice lui Quelle che dice lui sono attinenti alla realtà Perché gliele dicono gli alieni Liber video cornuto Esatto Lo sento ogni domenica allo stadio nella prima direttiva esatto, mandare, mandare tutto a puttare. Quella i fattoni a volte sì. Quindi, secondo i fratelli della verizione verità diversa da realtà? Che ho scritto degli articoli eh, proprio rivolgendomi ai giornalisti. Allora, Ma che è che il mona che voglio mettere un punto molto chiaro. Vai, punto chiaro e chiarire una cosa. Spero una volta per tutte, anche se so che comunque non sarà possibile. Provaci, dai, gli esseri evoluti della Federazione Galattica di Luce assolutamente non danno messaggi catastrofici ecco vedi qui siamo di fronte a un'altra realtà la realtà di profezie tutte positive tra un po ragazzi aspettate il 12 novembre sarà tutto bello e bellissimo adesso ci torniamo alla società creativa eh? perché non è una cosa così cioè non è un tanto per dire eh? perché per natura stessa dell'amore se io devo aiutare. Dopo il body positive c'è cioè il cosmo positive. Una persona l'aiuto facendogli comprendere una situazione e dandogli una speranza d'amore oppure dicendogli tutte le cose negative del caso. È presto fatto il ragionamento. È presto La fatto persona... il ragionamento. Eh, il 12 parte il Black Friday, vedi? Eh, vedi? No, ma vorrebbe essere collegato di luce e lotta contro l'impero galattico di Palpatine credo di sì credo viene rincuorata, aiutata e anche aiutata proprio dal punto di vista evolutivo se la si aiuta a comprendere che cos'è l'amore la parte della consapevolezza e come poter andare avanti quindi ci, ci tengo a dire che eh, mi dispiace molto sì esatto, esatto. è un'apocalisse positiva Sta per arrivare un'apocalisse positiva. Eh, come cose. Ma non era tutto positivo? No, adesso sì, la, la, la nuova apocalisse sarà tutta positiva. Dio manda profezie catastrofiche e gli alieni, quelle positive. Abbiamo appena capito chi è il bene e chi è il male. Occhio, che gli alieni in questione non siano fascisti che stanno su Marte. Esatto. Sta passando un'astronave in sottofondo, credo di sì, si sentiva. Ma è tipo l'apocalisse positiva di Thanos. E invece tornando, tornando di nuovo a lei, no, no, di qua, prima di qua. Abbiamo altre cose sul, eh, sulla società creativa, società creativa in cui verrà rivelato eh, il messaggio degli extraterrestri. E eh, quindi moriamo senza soffrire, probabilmente. Allora, qui appunto uno gli dice: Spero sia vero di questa roba del. Della so aspetta, no, il, il secondo video era questo qui. Vorrei fare una precisazione. Questo gli chiede: questo utente scrive: Spero sia vero, ma non ci credo. Vediamo il 12 cosa succederà. Avete, avete troppi nemici e non vi lasceranno dire la verità. Se ci riuscite, sono con voi, abbassa. Ah, ber, bervigliacco, o oh, se ce la fate sono un po' sul caro del vincitore. Se no, finalmente posso mettere il volume. Eh, una società crea, uh, creativa. Eh, Apocalisse positiva, fila alle poste che durano poco. Trinità e non orario, chinotti senza conati, esatto, esattamente senza conati, chinotti senza conati, che <ride> tacci tua. Comunque, ma questa tipa, chi è? Voglio, seguirla, mi, mi faccio un sacco di risate. Scusata, doman domanda sulla tizia dei denti abbaglianti: <ride> ma nei video si possono modificare anche i denti? Come fa per credo di sì. Sto passando la mia vita a sentire gente che parla di complotti, benvenuto tra noi gufi, è la realizzazione di ogni speranza positiva, in pratica la federazione è la mamma galattica che ti dice andrà tutto bene, esatto Frasca, è proprio, è proprio quella roba lì. In base appunto a questo messaggio che è arrivato, allora il 12 novembre non succederà niente di speciale: nel ah. senso che non ci sarà il cambio nel nostro mondo, ah, no. ci sono soltanto persone che finalmente hanno avuto il coraggio e i mezzi per poter raccontare una parte di verità all'umanità. Mo' già è diventata una parte di verità nel video, prima che era la rivelazione della verità, mo' una parte, facciamo, facciamo l'episodio pilota. Ah giusto succederà ma non si può vedere, ma il salto quantico è saltato, quindi non lo so, abbiamo nuove informazioni. No, perché? Il cambio succederà soltanto dentro di noi, se noi accettiamo ma questa cosa. Ma vaffanculo! Il cambio succederà soltanto dentro di noi. Il regno di Dio viene adesso, ma ancora no. Questa situazione che ci verrà rivelata e la soluzione che ci propongono, ovvero di cominciare a creare una società creativa, ma il cambio principalmente deve venire dentro di noi, ovvero la, la forza e la volontà e il desiderio veramente di cambiare, eh, Dio, di essere migliori persone, adesso, di creare veramente un, un mondo nuovo, dove tutto il vecchio la viene lasciato indietro e dove si ricomincia eh, da capo, però cambiando proprio il concetto mentale, dove vogliamo, dobbiamo sentire veramente desiderio di abolire. Ah, la una situazione politica di denaro, l'egoismo, quello di accumulare cose e di eh, comportarsi. Allora, praticamente, se ho capito bene, il cambiamento del 12 avverrà solo dentro di noi e solo se noi lo vogliamo, capito? Se dopo il 12 vogliamo essere delle brave persone. Il regno di Dio vi sarà servito in... una sera Nina, Nina Stella, grazie per aver scritto per la prima volta in parrocchia, in 33.000 piccole rate è esattamente così è come se siamo eh, esseri individuali e non una vera società quando sentiamo nel cuore questa forza, questa voglia che ci muove quella sarà il cambio e, e da quel momento in poi il nostro mondo cambierà quindi dal 12 novembre non dobbiamo aspettarci miracoli dobbiamo soltanto aspettarci eh, una verità che viene raccontata ma il miracolo sarà in base a come ognuno di noi reazionerà a quelle informazioni eh certo, perché poi se non cambia un cazzo, così potranno dire: Eh beh, ma se non ti sei impegnato, mica è colpa nostra, e eh, scusate, eh. eh. Io vincerò la lotteria perché lo voglio, è lo stesso? Sì, esattamente. Puzza un po' qua, puzza un po' di quella roba del segreto, là. Come si chiama? Eh, la cosa dell'attrazione, la legge dell'attrazione, eh, puzza un po' di legge dell'attrazione. Sì, di tutta questa New Age, eh, vibrazionale, cosmica, re reazionerà, ha detto. Quindi eh, io vi auguro veramente, il 12 è semplicemente una data che è un inizio di qualcosa, un inizio di... Un, la... Sì, sì, funghetta, adesso andiamo in crescendo. Entrerà la luce in questo mondo, però poi siamo noi a dover agire nel cambio e, a no e a dover non agire in più come facevamo prima nell'egoismo ma veramente cercare di essere una società una comunità, cominciamo eh nelle certo, nostre case e poi ampliamo il tutto con i nostri vicini di casa con la nostra famiglia eccetera eccetera quindi di amore, rispetto, uguaglianza non giudizio non cercare non giudizio. di aiutare a il nostro prossimo C baci e abbracci baci e abbracci questo è il mondo meraviglioso si ha detto reazionerà nel mondo entrerà la luce, ci vorremmo tutti bene. A Natale solo regali belli, niente pigiami orribili, niente regali riciclati. Eh, posso ampliare con la mia vicina di casa. Perché di essere una migliore di noi stessi. No, siamo imperfetti, però possiamo ogni giorno cercare di migliorarci. Anche sbagliando, l'errore è semplicemente una scuola, però cerchiamo sempre di. Eh, fare il meglio di quello che possiamo fare in quella situazione quindi essere più comprensivi non giudicare gli altri sapere che tutto quello che non ci piace degli altri molto spesso è un riflesso di noi stessi ah quindi non so non è, è, è l'altro che è stronzo sono io che mi rifletto okay. buonasera Nenia buonasera Nenia fare un lavoro di introspettivo quando tu pulisci te stessa quando tu comprendi te stessa comprendi il tuo mondo ti perdoni ti accetti accetti gli altri accetti la situazione vabbè vabbè le... Vogliamo se bene, vogliamo se bene C'è uno shadottino a Nenia eh, Ma ecco che appunto appunto la società Aspetta, mi sembra che ce ne fosse un altro eh, Sì questo l'avevo visto No basta Eh no, il sì il sì il sì ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Ecco e poi sono andato a vedere appunto il uh, uh, hashtag, hashtag società creativa. Ho detto che, che cazzo è? Che cos'è questa società creativa? Andiamo a vedere. Ci sono alcuni video che ne parlano perché questa società creativa non è una, una realtà italiana di, di, di due o tre tizi a caso. Le Nazioni Unite sono una maledetta mafia criminale. Ero a capo dell'ufficio per gli affari intergovernativi dell'ONU, quindi posso dirlo con fiducia. La stessa cosa dico agli affari leader mondiali: basta, gente, abbiamo il coraggio di rivolgerci alla nostra umanità. Questo è tutto di ciò che parliamo. Colleghiamoci al polso dell'umanità e amiamoci, perdoniamoci a vicenda e iniziamo a dipingere la tela della nostra vita insieme. È tipo, è tipo una, una rivoluzione di amore di gente che, che si vuole un sacco bene. Allora, questo è, è proprio il canale. L'azione alla, 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 tra, alla, tra, alla tra alla tra TV Italia. Ah, ah guarda, c'è proprio il conto alla rovescia. Ragazzi, c'è il conto alla rovescia. Allora, innanzitutto, vi faccio vedere prima, prima il trailer. Il trailer. Eccolo qua. Vi offro la vita in un nuovo mondo. La vita umana è di grandissimo valore, eh, ok. Con altri valori. Guarda, il futuro, il futuro! E altre Infilate, opportunità. So che... Quale modello scegli? Il processo di creazione dell'abito è completato. <ride> cioè, è una società bellissima. Che cosa mi fai vedere nel trailer del nuovo mondo che ti puoi creare gli abiti da solo nell'armadio, no che non ci stanno più le malattie che puoi guarire dalle che ti, ti ricrescono gli altri, no, gli arti, no? Ti puoi creare gli abiti da solo nell'armadio. Queste saranno le cose bellissime che arriveranno dal nuovo mondo. Lì è tutto diverso. Questo mese sulla copertina di Forbes c'è un team di scienziati che è finalmente riuscito a sviluppare una tecnologia per il controllo del tempo atmosferico. E oh, i controlli, quindi niente più cose brutte da parte del cambiamento climatico azzerato. Benvenuti nella vostra nuova casa. Secondo la legge si ha diritto a 60 metri quadrati a persona Questo è lo standard minimo per un alloggio che oggi tutti gli abitanti del pianeta hanno a disposizione Oh, questa è una cosa bella, questa è una cosa bella 60 metri quadrati, super tecnologici e futuristici A persona, gratuitamente, per ogni essere umano sulla Terra Dove cazzo li metti però? Ehm, ma perché stai... Cazzo, io sto in un app un appartamento di 100 metri quadri e pare una fregatura. Eh. Quello no. però è il minimo, eh. Quello è il minimo che ti dà lo stato gratuitamente. Poi tu lavorando poi. Non si tratta di un formato consumistico che ci ha divorato per millenni. È una società creativa. Eccola, la società. Ora il formato consumistico della società ci sta spingendo verso la distruzione totale. Siamo sull'orlo di una guerra nucleare, carestia planetaria e distruzione cataclismatica. Ma c'è un altro... Ma non hanno detto se 60 metri se sono in orizzontale. Un altro modo. Una società creativa è un mondo che possiamo costruire in soli 5 anni. In 5 anni? Non perdere l'occasione. Quest'autunno, il 12 novembre, su tutti i social network e le varie piattaforme mediatiche, tradotto in 150 lingue dal grande progetto dell'umanità il forum internazionale crisi globale la nostra salvezza è l'unione quindi ragazzi 12 novembre in tutto il mondo sincronizzati in 150 lingue parte la rivoluzione di un mondo bellissimo portare avanti il messaggio eh, di Cristo facciamo una che diceva i, i, ta, eh, 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 chi lo finanzia Vediamo, vediamo. Continuiamo, 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 ad indagare, continuiamo ad indagare. Eh... Il falsità... progetto ah, Società Creativa. Falsità diffuse dai media sulla società creativa, perché a quanto pare già qualcuno ne ha cominciato a parlare. Abbiamo solo sfiorato l'argomento CO2 e subito questi pseudoscienziati spaventati e quelli che ci sono dietro di loro hanno ordinato di fare una storia contro di noi sulla BBC, no? Sulla BBC? Grazie, è davvero fantastico. Sulla BBC, è fantastico. Sì, li ringraziamo. Ci hanno promosso sulla BBC ordinando una sordida storia contro di noi, ma sai cosa ho notato? Che il giornalista che l'ha fatto ha guardato i nostri forum e in realtà è una brava persona ha fatto il suo lavoro di rapsodo, di giornalista corrotto, che altro poteva fare a una famiglia? Vuole mangiare, vuole mantenere il suo lavoro, ma gli è stato ordinato, gli è stato dato un ordine e lui lo ha eseguito. Ci ha preso un po' in giro e ci ha deriso. Certo, non nel modo in cui lo fanno i canali televisivi mainstream in Ucraina e in Russia. Tuttavia, ha agito come un uomo che si è impregnato della verità, ha smussato molti spigoli Questi arrivano dal, dall'est, dall'est Europa, eh, comunque la bruna è buona, vabbè e ha dato alla da gente BBC, la possibilità Constanzio. di pensare con la propria testa e di capire. Tuttavia ci sono persone ovunque, anche tra i Giuda. Allora voglio dire adesso, questo è il canale proprio della società creativa, che ha 1800 iscritti. Cioè, ma sia in tutto il mondo, cioè. Eh, ma, ma prendete un doppiatore per. Far... I rapsodi, scusate, restano rapsodi Beh, questa è una situazione forzata. Qual è la differenza fondamentale della società creativa? Non si possono avere mezzi di informazione privati. I media dovrebbero appartenere a tutte le persone e coloro che si definiscono giornalisti. Come lo gestisci? Ma che cazzo vuol dire? I media appartengono a tutte le persone! Ma non vuol dire un cazzo! Come me lo gestisci? Abbiamo investito tutto in case tecnologiche, la Bibbia senza... La dovrebbero essere in prima linea, dovrebbero sempre trasmettere la verità alla gente e non dire ad alcuni in un certo modo... Comunque ho fatto un calcolo, 60 metri quadri per 7 miliardi di persone si può fare se molti di noi si adatteranno a vivere in fondo al mare. Ragazzi, loro dicono sul loro sito che l'umanità restano 13 anni, 11 mesi e 5 giorni prima del... Oggi e ad altri in un altro modo domani. Si tratta di doppi o tripli standard. Quello per cui hanno pagato è ciò che viene raccontato. In un altro caso viene pagato per dire altre cose. Quindi... Vabbè, qui siamo giornalisti corrotti che parlano eh, del, della società creativa e ne parlano male, no? Questo, questo abbiamo appena visto... Otto principi della società creativa il polo KFC è così buono. Che ne mangeresti un secchio. Per questo ho creato il mio bucket. Perché da KFC trovi solo farsi prendere in giro dalla Russia e dall'Ucraina in contemporanea ho no. con preparato video sempre, video. sempre al momento. Il mio bucket è solo da che. Ovviamente sì, se tu possiedi la verità è l'unica via di salvezza, tutti quelli che ti criticheranno saranno dei corrotti o degli obnubilati dal demonio. Sì. Come della propria, ecco. Qua. No, ma vai. Sì, no. Progetto internazionale mondiale. Non c'è bisogno, già, cioè, vabbè internazionale mondiale società creativa la società creativa si fonda su otto principi il Va. primo vediamo la, la, la banalità il principio riguarda la vita umana la vita umana è di grandissimo valore bisogna aver cura della vita di ogni uomo come della propria qui ci abbiamo Tana Tana grazie mille per il battesimo numeretto della rifatte Rinnovo con gran, con gran piacere quando sono la, sola al lavoro recupero le live e mi tieni compagnia. Mi fa molto piacere, Dana, grazie mille. Lo scopo della società è quello di fornire e garantire il valore della vita di ogni essere umano. C'è già la Carta dei diritti internazionali dell'uomo: che... non c'è e non può esserci nulla di più prezioso della vita di un essere umano. Se un solo essere umano è prezioso. Allora, tutti gli umani sono preziosi. Il secondo principio incredibile: eh? nessuno fino ad oggi aveva mai scritto una cosa del genere. Il Pio parla della libertà umana: tutti hanno il diritto di essere umani per nascita. Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali: ognuno ha il, Ma già, già ci sono! il diritto di scegliere. Non ci può essere nessuno e niente sulla terra al di sopra dell'uomo, della sua libertà e dei suoi diritti. L'esercizio dei diritti. un po' antropocentrico questi otto principi, ma gli, gli altri esseri viventi del pianeta sti cazzi. umani e della libertà non deve violare i diritti e la libertà degli altri. Sicurezza umana. Nessuno e niente nella società ha il diritto di minacciare la vita e la libertà dell'uomo. A tutti è garantito il rispetto delle esigenze vitali di base, tra cui vitto, alloggio, assistenza sanitaria, istruzione e piena sicurezza sociale. Le attività scientifiche, industriali e tecnologiche della società dovrebbero essere finalizzate esclusivamente al miglioramento della qualità della vita umana. Allora, eh, no, la loro società creativa i cani penseranno ai cani e i gatti avranno la società creativa dei gatti. Esatto. Mi sono perso molto. Ti sei perso un nuovo mondo, Aterita la società creativa? Ok, bello, tutto fighissimo, da paura. Ora ditemi come, <ride> esatto. è quello il fatto, no? Perché in realtà, per carità, sono otto principi con cui siamo tutti d'accordo. cioè sono nella loro banalità, sono talmente banali che dire che, cazzo, sì, certo, ovviamente. Ma certo che sì! Come? Come lo realizzi? ...economia garantita, nessuna inflazione e nessuna crisi, prezzi stabili e uguali in tutto il mondo, moneta unica, il nuovo ordine mondiale, La tassazione fissa e mancanza di tassazione. La sicurezza dell'essere umano e della società di fronte a qualsiasi minaccia è garantita da un... Figa per tutti non c'è ancora nella... ...unico servizio globale di gestione delle emergenze... Comunque un programma politico più pratico della media dei partiti italiani. Quarto principio, trasparenza e chiarezza dell'informazione. Eh signor, 5 anni non lo so. Se... Per tutti. Ogni umano ha il diritto di ricevere informazioni affidabili sul movimento e sulla distribuzione dei fondi pubblici. Ogni umano ha accesso alle informazioni. Prezzi uguali e stabili in tutto il mondo. Eh sì, sì, chi cazzo lavora. Fanno un po' del sembrano dei bambini che raccontano il mondo ideale, eh, ma non hanno idea della complessità del mondo. Una volta lessi un post di Salvini in cui scrive Viva la libertà e la democrazia. Salvini che parla come un bambino di otto anni. Informazioni sullo stato di attuazione delle decisioni pubbliche. I media sono di proprietà esclusiva del popolo e riflettono le informazioni in modo vero. Il 12 vado in banca, i soldi per questo super bilocale tecnologico, poi dico di farlo pagare ad Asherat Sheran, esatto. Eh, in realtà sono quelli del nuovo ordine mondiale che hanno cambiato nome, Sbadabam. <ride> sono loro, sono loro, e sto sotto travestimento. Eh, comunque quello che sognano è una dittatura sorridente, ma sta musichetta epica è la musichetta del cambiamento motivazionale, no? Eh, siete degli imbecilli e vorreste gestire dei media veritiero, aperto e onesto. Ma poi c'è, ok, i media appartengono a tutti i cittadini, e come me li gestisci? Perché per far funzionare le cose c'è bisogno di chi dirige, chi fa tutta una struttura. Non è che un Mario si sveglia la mattina e va in tv a dare le notizie, c'è bisogno di una struttura degli organi ed ecco lì che mi ricrea una situazione in cui certe cose sono in mano a delle società. L'informazione in mano a tutti i cittadini. Ma come cazzo la fai? È Facebook l'informazione in mano a tutti i cittadini, una cloaca di stronzate, quello è. Quinto principio: ideologia creativa. Ideologia creativa? L'ideologia dovrebbe essere concretizzata con la divulgazione delle migliori qualità umane e con la soppressione di tutto ciò che è diretto contro l'umano. Grazie Laura, eccolo, è arrivato, numeretto della rifa Laura, grazie per il supporto, grazie mille Laura eh, Ma è un concetto nazista, inizia, inizia a far paura questa società creativa, mano mano che vanno avanti La priorità principale Esatto, tutto appartiene a tutti, però sicuramente ci sarà qualcuno della società creativa che gestirà quella cosa per tutti. Sì, vabbè, padre, ma non è che devono pensare a tutto loro, eh. Loro danno le idee, poi qualcuno le svilupperà, giusto? Vale è la priorità dell'umanità, e alte aspirazioni spirituali e morali dell'uomo. L'umanità, l'integrità, il rispetto reciproco e l'amicizia. È un comunismo new age. Creazione delle condizioni necessarie per lo sviluppo e l'educazione dell'umano. Con la lettera maiuscola, coltivazione dei valori morali in ogni persona e società. Divieto di propagare la violenza, censurare e condannare qualsiasi forma di divisione. Divieto di propagare, cioè qui, qui già, già si prevedono censure. Eh, sì, sì, adesso andiamo a leggere. Sono tutti creativi, ma alcuni sono più creativi degli altri. Eh, sì, esatto, cioè, esistono? Assolutamente no. Esistono? Assolutamente esistono. Ma come esistono magari patologie no? eh, dissocianti? Eh, saranno soppressi probabilmente in questa società ideale. Ti faranno un test se, per vedere se sarai adatto alla società creativa, altrimenti verrai soppresso. Aggressione vedo di propagare la violenza, quindi no. Ma quindi diveto di propagare la correnza, tu lo puoi estendere anche a un videogioco, un film, un racconto. Deve essere tutto bello, deve essere tutto, tutto positivo. Tutto no, positivo, ma poi è, è talmente soggettivo. no? La sensibilità eh, es è es esatto, tanto, esatto. Come fai a dare delle regole così generiche? Sì, esatto. Es è es anche la pubblicità. Eh, esatto, sì. Es esatto, Seven. È, è proprio la, 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 la società de dei walk e social justice warrior. Manifestazione di anti-umanità. La società è un sacco bella. Il sesto principio... Il sesto. So sesto principio, vai, perché gli altri cinque sono stati meravigliosi. La società creativa di Allafa si focalizza sullo sviluppo... La società creativa biellata, ha detto? Di DAS. Il sesto principio della società creativa di Allafa. si focalizza... Ah all'altra all'altra era Sullo sviluppo della persona La società creativa biella, sbiellata Che cazzo vuol dire Raga non vi preoccupate tanto con Meloni la violenza e la corruzione non mancheranno Tutto bello manca che dice reddito di cittadinanza Esso statuisce che in una società creativa ogni umano ha il diritto all'autosviluppo ed alla propria autorealizzazione quindi, tutto quello che vuoi fare, lo puoi fare, società creativa. L'istruzione dovrebbe essere gratuita e accessibile a tutti, e dovrebbe creare le condizioni e le opportunità per la realizzazione della creatività e dei talenti umani. Il settimo Per nulla banale. L'autoerotismo, no. Il principio riguarda la giustizia e l'uguaglianza. Ah. Giustizia e uguaglianza ci hanno messo due gemelli. Tutte le risorse naturali appartengono all'uomo e sono distribuite onestamente tra tut onestamente. tutte le persone. La monopolizzazione delle risorse e il loro uso irrazionale non sono consentiti. Queste chi lo decide qual è l'uso razionale del, de, delle risorse? Le risorse sono distribuite equamente tra gli abitanti di tutta la Terra. Ogni umano ha la garanzia di un'occupazione se lo desidera. Se lo desidera, se vuoi lavorare lavori, se non vuoi lavorare non lavori. La retribuzione per un lavoro, un impiego e una professione specifica deve essere la stessa in tutto il mondo. Ogni umano ha, ah, accanto. ha diritto alla proprietà privata e al reddito, ma nei limiti della capitalizzazione individuale stabilita dalla società. La nozione di potere non esiste nella società creativa eh? perché la responsabilità della società non ci puoi avere? Non ci puoi avere troppi soldi. Eh sì, sì. Fapiscono sì. comunque loro. Sì, certo. loro è, giusto è giusto che la persona abbia in base al ruolo, eh, certo. Eh, capitalizzazione sì, esatto. La, la, no, ha detto la, le nazioni di potere non esisteranno. Ma nei limiti della capitalizzazione individuale è stabilita dalla società. La nazione di potere non esiste nella società creativa, perché la responsabilità della società nel suo insieme, del suo sviluppo, delle sue condizioni di vita e del suo sistema armonioso è di ogni umano. Ah, quindi è tipo anarchia, cioè ognuno decide per sé. Ogni umano ha il diritto di partecipare alla gestione degli affari della società creativa e all'adozione di leggi per migliorare la vita degli esseri umani. Valle a mettere d'accordo tutti, cioè. Ma se non si riusciva a mettere d'accordo ne, nelle, nelle cose, nelle... come cazzo? Nelle riunioni di condominio non ci si, si mette d'accordo? Questi fanno fare la società creativa dove tutti devono dire la loro. Cioè, vi immaginate una società dove c'è il polenio? Deve <ride> di dire la sua per mettersi d'accordo con gli altri. Da sua c'è il polenio dove partecipa anche il dottor Cuscio. ecco lì che è già impossibile. Eh, screening sacrestia. Un po che mi avete mandato, Mi se imparare il telefono. Eh, il mio telefono non supporta la società creativa. Ah, c'è il funghetta che si sta specializzando nel nel screenare i momenti topici, ma non, ecco, ancora non mi funziona il telefono, eccolo qua. <ride> Sono le tre fasi, le tre fasi. Que quegli screen li possiamo riassumere funghetta nelle tre fasi di quando una persona sente parlare della società creativa. C'era tipo la faccia così? Poi c'era e poi Comunque rosso e verde sei molto natalizio oggi, padre. È vero, è una puntata molto natalizia questa. Uh, ma questi spostati non potevano andare a ad aderire a Scientology invece di rompere il ballo con una cagata nuova. È davvero un comunismo per bambini. La decisione di questioni socialmente importanti, socialmente significative, economiche che influenzano il cambiamento della qualità della vita della persona è sottoposta alla discussione. Sì, sì, ma è ovvio che dicono cose giuste, dicono cose banali, quindi so sono giuste. Per carità, un mondo dove tutto funziona gratis eh, Ricchezza distribuita eh, Società gratuita, istruzione gratuita eh, Tutti con un tetto sulla testa gratuito eh, Decisioni condivise con tutti eh, Stipendi egualitari per tutti eh. Cioè, tutto bellissimo Ovvio che sì Come? Come lo fai? è al la nazionale Eh? vita umana, libertà umana, sicurezza umana, trasparenza e chiarezza delle informazioni per tutte ideologia creativa sviluppo della personalità, giustizia, uguaglianza, autogestione della società ecco che con l'ottavo punto mandi a puttane tutti gli altri padre è importante che le escort saranno gratis, chiedo per un amico Come eh, tutto bellissimo, pura utopia tutto si risolverà grazie ai soldi distribuiti nel Vaticano. Solo umana, e eh, fanculo le altre specie, ovviamente. La vita umana è la cosa. più ovviamente, c'è un tripudio di positività nei commenti. Eh... Questi principi sono vicini a tutti. Studiando gli otto principi della costruzione della società creativa, mi arriva la convinzione interiore che si può decidere tutta la vita, a... si può dedicare tutta la vita a questa costruzione. Eh, voglio vivere in una società basata su otto principi della società creativa. Ce la faremo creare insieme. Co-creazione attiva. Sono veramente banalità. Un sacco di parole che sono solo architetture vuote. Eh, siete bravissimi, tu, tutti, tutto bellissimo. Tutto in un unico montaggio. Bel video, continuate così. E che montaggio! Aggiungere. Wow, che meraviglia! Spero che lo faccia così che la loro società crolli. su... Ce la faremo. Ricorda inizio pandemia quando ero così, esatto. Beh, ragazzi, messaggio medio e banale per persone medie e banali. Il piccolo problema è che non c'è nessun reale progetto o pianificazione. Il mercoledì sento 3 calma 5 mobili. oggi è una giornata meravigliosa Diosa di, di co-creazione, co esatto, il DNA. Sto, sto rivalutando Polenio. A proposito, ma la tizia di questo audio, wow, non ne ha parlato de del 12 novembre. Dovremmo vedere. Lei era... eh... Katia. Katia. Oracolo Katia. Eccola, l'oracolo di Katia. Eccola qui, la nostra... Vediamo un po' Nettuno, grande trasformatore, portare avanti portare il messaggio di Cristo che diceva: L'umanità è ad una svolta. E... Vediamo un po', è questo, è questo, è questo il messaggio. L'umanità è ad una svolta. Riuscirà questa volta ad entrare nella quinta dimensione? Ah, perché si vede che ci abbiamo già provato, ma non lo sapevamo. Meravigliosi operatori della luce, benvenuti nel mio canale YouTube L'Oracolo di Katia. Senti come, come rilassa. stiamo preparando per questa potente eclissi. Ricordate terribile. che questa eclissi durerà per Ma sei no. mesi. Eclissi di sei mesi? Come l'eclissi di sei mesi? Questo è di due giorni fa? No, quindi non è l'eclissi quella che c'è stata. Questa sarà veramente una potente, potente eclissi. Ma spieghiamo meglio nel dettaglio che cosa accadrà nell'umanità. Allora, per chi mi sta seguendo da tempo nel canale, e nel risveglio e si sta piano piano documentando nel piano spirituale, comprenderà molte cose. Praticamente, che cosa succederà? Arriva il pianeta Nettuno complice assieme all'eclissi. Il pianeta Nettuno pianeta. è il pianeta. Eclissi di sei mesi, niente piante, niente ci, capito? Oddio, se c'è un'eclissi... Pampognola! Grazie mille per il supporto! Numeretto della Riffa a te, grazie mille! Oddio, se c'è un'eclissi di sei mesi c'è la distruzione del pianeta, Questa... <ride> Ma sarà un'eclissi spirituale, però non è partito l'alert di Pampognola? Grazie di nuovo Pampognola per il supporto, ma non partono più gli alert! Comunque grazie, io li vedo e ti ringrazio! battesimo regalato a Marco Shafir e a NTN. grazie mille Pampogno due numeretti da rifa per te però perché non partono gli audio? fino a poco fa partivano fino a poco fa partivano sì cioè una di sei mesi è tosta eh, eh 350 350 vediamo se, se dobbiamo dobbiamo restare su quello per la fine del mese della follia e Il... Pianeta sesso, droga, rock and roll. Pianeta sesso, droga, rock and roll. Tutto quello che c'è stato in milioni di vite passate. Tutto quello che ha portato la distruzione nell'umanità, la distruzione dell'essere umano. Anche gli allerti sono, sono diventati degli alert creativi. Partono quando gli pare a loro. Eh, Funghetta mi ha detto: Guarda il video di 6 ore fa: Potente, potente portale migliaia di gruppi uniti in un unico tempo sul pianeta Terra meravigliosi operatori della luce scusate se namaste vi invito a unirvi a me, a noi, a tutta l'umanità nel portale 11.11 io ho creato un gruppo che è già nel campo l'11.11.11 è quando uscì Skyrim non so se... E migliaia di operatori della luce hanno co-creato il campo. Tale 1111. Io ho co-creato un gruppo che è già nel campo. E migliaia di operatori della luce hanno co-creato il loro gruppo che è già nel campo. Con un'unica intenzione: guarire il pianeta. E cosa. modesti. tra in questo meraviglioso portale? Io ho co-creato un gruppo. Namaste! Namaste! No, ma Stai, ma sta a dormire Stai, Maru. Il campo è già attivato. C'è ancora qualche postizione. Migliaia di operatori di luce guariranno le bollette, ma magari. Sino per unirsi a me. Sarà una guarigione molto potente perché migliaia di gruppi nel collettivo. Questa però si è messa prima, non è stata furba, lei si è messa un giorno prima della rivelazione del 12. L'11 lei lo fa. <ride> si è anticipata di un giorno A diverse ore Che è sempre l'adesso Il qui ed ora Potenzieremo Amplificheremo questo campo morfico Che è stato creato <ride> che cazzo? Amplificheremo questo campo morfico Ma che, che cos'è? E Tutto questo Si diffonderà sul pianeta e si diffonderà cosa il campo morfico che schifo non lo voglio in un modo che non è lineare perché ora comincerò a rivelare, a rivelare sempre più verità sono talmente emozionata di eh quello sì. che sta meravigliosamente accadendo in in modo amplificato e anziché diminuire tutto per cioè, risultare. multidimensionale del denaro attiva per tutta la Dai robe, Dai, attiviamo questa energia multidimensionale del denaro attiva prima dell'11, eh, perché sennò poi c'erano delle cose. L'oscurità. Questo è un nuovo paradigma, una nuova, una nuova era, una nuova realtà, ed è qua. Ecco, e credeteci, perché è tutto, è tutto reale, e quello che accadrà nel gruppo sarà tutto re è, reale 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 voi che create dei gruppi che pensano alla pace alla guarigione che cercano di guarire tutto questo improvvisamente crescerà perché anch'io sto cominciando a co-creare sempre più gruppi per... che cazzo ma chi so tutti questi gruppi che sto iniziando a co-creare sempre più gruppi ma, ma quanti siete cioè, 3570 iscritti cioè, abbiamo conosciuto eh, guru e divulgatori di fufa molto più grandi perché è il ruolo di gruppo che amplifica questa risonanza e su telegram credo sì whatsapp pure. Sì. è proprio come avere la bacchetta magica noi siamo la bacchetta magica l'ho già detto l'ho sempre detto e ci saranno sempre più persone che diranno che ora hanno la loro bacchetta di luce e che la trasmetteranno agli altri io sono la bacchetta magica la bacchetta di luce che sto insegnando agli altri come usare la propria bacchetta magica per diventare loro stessi. Bacchetta magica e insegnare agli altri a usare la bacchetta magica per poi diventare loro stessi le bacchette magiche. <ride> Però c'è altra gente, Iza, grazie mille, Iza, che hai fatto, Iza, 5 abbonamenti, grazie mille. Grazie mille Izza. Sei la mia bacchetta magica questa sera. <ride> Grazie mille per il supporto. Cinque numeretti della riffa Izza. Io ho una bacchetta magica, è tutta una bacchetta magica. Vuole insegnare come diventare fantagenitore Però avete sentito che ha detto: c'è altra gente che dice di essere una bacchetta magica, ma non è vero perché solo lei ha la bacchetta magica, ok? Grazie ancora Izza per il supporto, 5 numeretti della rifa a te, andiamo a leggere visto che non partono gli alert, andiamo a leggere Battesimo regalato a Gibrash, a Pallino, a Tiam, a Pibbolo e a Rombo di Tuono, grazie mille ancora Izza Io ho il, il martello maggio, basta che la levi, <ride> quindi questa non è supporto, questa è corruzione Izza, è... <ride> ho frainteso Arrivo e sento bacchette magiche. Che succede? Che succede? Eh, padre, canta la nazione. Non partono gli alert, Almeno canta tu. Eh, anche Rocco ha la bacchetta magica. Esatto, esatto. E comprendete che questi sono i nuovi strumenti di guarigione. È tutto reale. Debellare. Ma perché non apre gli occhi? Cioè, Gli altri video li faceva con gli occhi aperti. Perché con gli occhi chiusi questi video? Qualsiasi tipo di malattia dal pianeta. E lo faremo nel portale 11-11. Ecco e ascoltate, per lottare. Questa oscurità faremo tutto questo. No, ma... no, ce li ha così, parla così. Poi ogni tanto li apre. Ma parla con gli occhi chiusi per dare più medianità al personaggio. Non per lottare perché è l'oscurità che lotterà. E questa oscurità che si farà avanti, sempre più minacciosa adesso. Per abbattere qualunque cosa, che sia nuovo, qualunque cosa, e qualunque risveglio, noi con la pelle d'oca dappertutto la debelleremo. Andremo proprio cioè, a lei. Salverà il mondo, capito? Per questo si è messa un giorno prima di quelli della società creativa. Lottare questa oscurità a che serve saper usare Tutto le parole bene, quando hai sì, la bacchetta magica? Sciogliere tutti i voti fatti, contratti fatti. Nella vecchia Matrix energetica, nella vecchia Matrice, nella vecchia energia, nel vecchio programma. Vi ricordo che siamo dentro un programma, un ologramma ah. che ci crediate o no, è la realtà, è la verità. Eh, beh, se tu dici lei che c'ha la bacchetta magica, ma ti dico che non ci vuoi credere, eh, perdonami. Eh. Cureremo ogni malattia. Scusate, mi cascano gli occhi. Eh, so, ero, ero mio, pe, ero mio. Mi cascano gli e tutta care, questa, questa mio, oscurità pe. che dice che vuole debellare tutto, noi invece diciamo voglio una terra eh, agli occhi chiusi, le dice con gli occhi chiusi diversa, questo è l'intento, la compassione, l'integrità voglio che la terra si dia valore, voglio che si dia valore alla natura che si dia importanza a tutto questo, voglio un nuovo paradigma di vita una nuova realtà dove la luce faccia la differenza e Io posso vederla ovunque. Questo è il messaggio che io sto inviando a voi oggi. E eh beh, io direi che in una società creativa curare la gente con la bacchetta magica ci può stare, sì, ed è portare fattibile. avanti il messaggio di Cresso, che diceva che, e, e... qualcosa non va, non va. La chat, Sì, credo che magari, credo, penso ci siano dei problemi con StreamYard, cioè con StreamYard, con Streamlab. Vabbè, ciao, con Streamlabs. Eh... Sì, ma no, se c'è cioè qualcosa non sta funzionando, non funzionano gli altri. Cioè si vede che a qualcuno non gli va la chat. Eh, allora non gli andava la chat. Rotino, Con questo bellissimo messaggio di illuminazione, Stim io Vabbè, vi... ma scusa, ma la società creativa io stream la se lo potrò chiamare come mi pare e fa farà parte della mia emancipazione di individuo. Sbagliare i nomi. Invito proprio a partecipare a questo potente portale di illuminazione, di guarigione. Andremo proprio a lavorare nella multidimensionalità. Vi porterò in un viaggio esperienziale reale perché è. Re viaggio esperienziale reale, ragazzi! Scrivetevi in massa! Reale, tutto reale quello che faremo. e... Ma se, se continui a ripeterlo più e più volte mi puzza. Capito? C è bisogno, una cosa è reale, non c'è bisogno che lo ripeti più e più volte nel video. E andremo a chiudere tutto quello che l'oscurità ha fatto. È eh, 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 esperienziale, sta insieme alla cosa mor morfologica che era eh, con io, quali droghe. il mio gruppo e tutti gli altri migliaia di gruppi nell'umanità. Se senti gruppi. la chiamata, se senti che ti risuona, mi contatti in privato su WhatsApp. Sto inviando questa comunicazione. Vi risuona? Se vi risuona in questo momento, se avete sentito delle vibrazioni dentro di voi e non erano i peperoni. Potete contattare Katia, il magico oracolo Katia su WhatsApp. Attenzione perché sono un, un trasmettitore energetico. E... Ah, non solo una bacchetta magica, è anche un trasmettitore energetico. Stai a capire? Cioè, a che livelli? Ma anche un ricevitore, quindi ci saranno molti trasmettitori energetici che riceveranno questa. Ah, Trasmettitore e ricevitore e bacchetta magica, c'è cioè un curriculum. Esteso. Bellissima Frequenza Frequenza di cambiamento nel mondo Noi siamo qua per cambiare il mondo E utilizzeremo proprio il portale 1111 Per un reset globale Della coscienza State buoni con quei mani Che non ci capite in cazzo queste cose Magari toccate qualcosa fate un casino L'11 state fermi e siamo venuti qua per essere felici, non per essere malati. E ora che quella che si chiama oscurità, gli facciamo un bel po' di luce. È per questo che noi siamo qua. Ma io la voglio fare: L ho sempre voluto fare una puntata con la dottoressa Papa. Davanti, e, gli mettiamo, e gli mettiamo da una parte e gli mettiamo davanti tutte le persone che abbiamo conosciuto in questi anni e ci facciamo fare una diagnosi così al volo dalla Papa. Sarebbe bellissimo per guarire il pianeta, guarire noi stessi, non per avere malattie e essere tristi e debellare tutto l'antico sistema di credenze. E questo lo faremo nel portale 11. Mi aiuti a fottere il wifi dei vicini? 11. Io vi amo tutti immensamente, so che noi facciamo la differenza, noi dai, e le migliaia di noi in le gruppo di la noi, differenza dai, perché dal giorno 12 novembre tutto cambierà, completamente tutto vi amo immensamente namastè allora a lei la possiamo perculare un giorno prima di quelli della società creativa perché lei dall'11 eh, e poi dopo perculeremo quelli della società creativa dal 12 in poi eh, quindi padre fammi vedere se ho capito posso pagare 11, 11 centesimi di euro a megawatt ora sulla bolletta della luce installando un emettitore a bacchetta magica nel portale della luce dell'ener esattamente Spark questa era l'offerta di questa settimana mi raccomando non fatemela scappare. Poi devi pagare la terapia alla dottoressa Papa. Sì, è vero. Eh, iniziamo tutti per il, il weekend. Il backfray. Ovviamente, tanto noi ci vediamo domenica alle 17.30, ragazzi, e faremo un resoconto. Un resoconto. Un resoconto di questi straordinari cambiamenti che stanno per avvenire. Eh, solitamente Enunciata <ride> è pazzo ma la mamma dovrebbe guardare almeno un'ora di video per ogni personaggio non potrà fare diagnosi di un minuto no? ma ovviamente era eh, così per ridere allora, allora ecco qui invece il sito della società creativa eccolo qui, aspettate che ve eh... no, non voglio, eccolo qua il sito della società creativa c'è un sito Uh, società creativa è un progetto globale di tutta l'umanità e riguarda tutti. Non ha senso. Idea del progetto, il precedente di questo progetto è stato il convegno internazionale globale. La società l'ultima, ah, quindi ne hanno già fatto uno. Ne hanno già fatto uno e ha fatto il putiferio e tutti ne avrete sentito parlare sicuramente. Eh, domani cosa c'è? No, domani, domani è 10, no, l'11. Domani ci sono i cav news. domani ne hanno fatti 8. Società all'ultima opportunità che ha riunito persone provenienti da molti paesi. Persone provenienti da diverse parti del mondo, si sono riunite in numerose sale conferenze e si sono collegate contemporaneamente in videoconferenza via internet per parlare con franchezza e onestà delle sfide che la, la, la civiltà moderna deve affrontare la conferenza ha portato alla conclusione che il problema centrale dell'umanità di oggi è il formato consumistico della società stessa e che l'unica via d'uscita da questo impasse è cambiare il formato della società nel suo complesso trasformandolo da consumistico in creativo e come potrebbe essere un formato creativo... De... Come potrebbe essere un formato creativo della società che dovrebbe condurre la nostra civiltà fuori dall'impasse dell'autodistruzione, garantire un futuro senza guerre, conflitti, violenza e fame, garantire la vita dignitosa delle persone e di tutto il mondo senza paura per il presente e il futuro, portare la società moderna a un nuovo livello di unità e di livello pacifico della civiltà e di tutte le sfere? Come vediamo noi umani una società creativa? Come possiamo unirci in questo obiettivo e raggiungerlo insieme? affinché tutto il mondo possa rispondere a queste domande, è stato creato il progetto globale Società Creativa. Praticamente, il, il progetto, la conferenza Società Creativa, serve proprio perché loro si sono fatti tutte queste domande. Vogliamo un mondo così, fatto così, fatto così, come possiamo farlo? Boh, se una telefonata! E cerchiamo di capire perché io, sinceramente, come fare una società creativa non ci ho capito un cazzo. Quindi, tutte queste persone che vogliono una società creativa ma non ci hanno un capito un cazzo su come farla, si telefoneranno il 12 e cercheranno di. Pare a me, questi mi hanno fatto. mi hanno davvero rotto le... il progetto Manhattan. Pare, a me piace il, il consumismo, comprare te... consumismo, comprare tecnologia inutile, vestiti che non mi rendono più attraente, vivere costantemente nel senso di inadeguatezza. Corsi per diventare tutor per creativi dei 300-299 euro. Eh, le interviste con Igor eh, Mikhailovich Danilov della società creativa. Allora, andiamo a vedere se troviamo informazioni su questo senior eh, della società creativa. Il logo della società creativa è elemento del logo. Il logo è composto da tre elementi, numero 8, triangolo, cerco con la freccia verso l'alto. Un rutto. La struttura del logo riflette l'essenza principale del progetto, società creativa, come fase di transizione verso la costruzione di una società LA, ideale. Eh, aree di attività, sondaggi, conferenze internazionali, pubblicazione di articoli. Andiamo un po' a vedere lui qua il, il, il Wikipedia. Lui c'è pure il Wikipedia, Igor. Oh, attenzione, Igor M. puntato da Ma non è lui, questo è un altro eh, Danilov. A noi ci serve. No, c'è un'intervista, Scala di Luce, Instagram. Movimento inter Internazione Sociale Internazione Sociale Internazionale Intervista a Creative Society No, purtroppo quest'altro di, di Iconoff non è ovviamente lui Peccato perché c'era un M Ah chi è Non c'è un chi è Ha fatto anche un saluto. Un saluto per questo nuovo Apri l'app di Uber. Inserisci la destinazione, padre. Una domanda. Se non sbaglio, lei faceva fumetti, giusto? Dove ha studiato? No, facevo fumetti. Garrasian per conto mio. Non ho mai pubblicato i miei fumetti. Forse. Eh, grazie per aver scritto per la prima volta in parrocchia, ma una cosa che facevo io privatamente. Eh, Giuseppe M con M è una coincidenza. Io non credo internamento pareva brutto effettivamente mi sono perso qualcosa mentre guardavo di là no ok allora andiamo a, andiamo a chiudere azione. con il saluto incontra il tuo driver e lasciati portare verso le esperienze che hanno dal border devi ancora noi Dai ci siamo Love e ti portiamo dove vuoi la società creativa scarica l'acqua allora, ma questo è quello degli esseni non lo so, io non lo conosco io. Lei ha delle informazioni, dottor Cuscito. Igor Mikhailovich Danilov. Sveglia! C'è cioè pure Zanna. E Tatiana. <ride> Ma che video è? Ma che video è? Mi ha fatto dai fratelli malfamati. Cari... Amici, l'anno 2021. Controllo, ma mi pare di sì, attendere, prego, il tempo di acherare Wikipedia. No, è finito. A volte andava tutto bene, altre volte meno bene. C'è stata la pandemia, fai te, Igor. È stato bello perché è stato l'anno in cui abbiamo potuto unirci come mai prima e fare qualcosa. Ma che anno ha vissuto, Igor? Che rimarrà per sempre nella storia. È stata veramente la prima unificazione indipendente. Forse lui si è unito con le due ragazze e rimarrà nella sua storia personale come un atto di grande conquista. ...di milioni di persone basata sulla propria libera volontà. Ma Zanna e Tatiana che fate? Ma in una società creativa questo c'ha le vallette, capito? Per Gra con questi due che stanno lì... È perché, si vede che questo è il video fatto nella fine 2020, 2021 per, per il 2022 per augurare un buon anno e quindi c'è l'atmosfera la natalizia. Grazie mille, amici. Grazie per aver fatto questo passo. È una grande gioia vedere come il mondo sta cambiando. E sta cambiando grazie a voi. Abbiamo ancora molto lavoro davanti a noi. E spero che ci aspettino anni molto più... Ma perché ci sono due cartonati lì di fianco? Perché... Non lo so, non lo so... Felici. Sono sicuro che insieme possiamo fare qualsiasi cosa. Ma poi capito lui così, sto cafisso. <ride> Quindi, amici, grazie mille. Grazie per esserci. Ah, ecco, ecco, ecco. Parlano anche loro. Ma poi scusa, è società creativa contro il consumismo... E mi ci metti le cose di Natale, cioè che è la festa più consumista del, 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 del creato, il Natale. In effetti, il Capodanno è una festa per tutta l'umanità e vorrei dire che è un'occasione per analizzare i risultati e delineare gli obiettivi futuri. Nel 2020... Forse cioè, proprio loro viaggiano proprio loro la banalità a colazione, ne fanno una grossa scorpacciata. 21 Voi amici avete lavorato molto per costruire la società creativa, quindi vi auguriamo nel nuovo anno 2022. Sono gli auguri che si stanno facendo tra di loro, tra quelli che fanno parte della società creativa e si stanno elogiando eh, tra di loro. Siamo stati fortissimi, stiamo cambiando il mondo. Dai, è così, regà, tutti uniti di avere ancora più forza e ispirazione per costruire il mondo in cui ognuno di voi vuole vivere. Sì, Un è, mondo dove quasi finito, eh? c è, c è tizia di la vita umana sarà il valore più alto, dove il concetto di amore e rispetto sarà il punto di riferimento per l'interazione con noi. Esatto, è stato proprio il 2000. Questo, questo, pensa quanto so profetici. Questo è del 2021, eh? gli altri. Quindi, amici. I frutti dello Spirito Santo sono pace, gioia, pace, gioia luce, e amore, felicità. pazienza. Pace, fedeltà. gioia e felicità. L'hai prese tutte! L'hai prese tutte! Complimenti a voi della Società Creativa. Grazie a tutti voi. Per le azioni dal profondo del vostro cuore nell'interesse della verità e di tutta l'umanità. Grazie di cuore per la vostra misericordia e la vostra preoccupazione per le persone. È una gioia vedere un'ondata di unità, amicizia e apertura che veramente travolge il mondo e c'è sempre più luce nel mondo. Porca troia, stiamo, stiamo a rischiare catastrofe nucleare. Complimenti, Società Creativa, proprio per la visione del futuro, eh. Ci hanno preso alla grande. E questi, ragazzi, il 12 faranno questa conferenza globale in cui tutto il mondo sarà unito per raccontarsi con che società meravigliosa! Cioè ci sta ribaltando la situazione. Costruire. Comunque io vado con loro, hanno la fregna, sono felici e molto ignoranti. Chi sta meglio di loro? Ma infatti a Roma si dice beato te che non capisci un cazzo, perché nell'ignoranza alla fine si vive bene, c'è niente da fare. Un'ondata benefica ci ha colpito proprio, eh. Eh sì, sì, Hanno esagerato con la creatività. Biscottini con troppe sostanze, ma non possiamo querelare la, querelare la cosa creativa con una class action. Allora, allora, ragazzi, io, io direi che questo mondo, questo viaggio, questa immersione, immersione nella ne, nelle fogne disagianti del mondo dell'internet, però, per questa sera abbiamo dato. Per questa sera ci siamo immersi abbastanza nella società creativa in questo nuovo mondo che sta per arrivare. Ovviamente domenica alle 17.30 andremo a vedere che fine ha fatto Katia, l'oracolo di Katia, la sua bacchetta magica, la perché lei fa questa natura, rivoluzione straordinaria con il portale dell'11.11, ma poi loro il 12 ne fanno un altro, fanno questo forum dove riveleranno delle verità incredibili. E allora noi siamo tutti qui in attesa, domenica. Qui il cerchio si chiude. Finalmente la verità, e chiuderemo il cerchio della società creativa. I serpenti. Continua a ripetere: draghi, le cose con un tono a morte. Maschere di che. che è. Catene. Siate finici. Mi sono reso conto di una cosa importantissima. Questi venivano presi per il culo sia dalla Russia che dall'Ucraina, e guarda caso, sono proprio le nazioni in guerra. Coincidenze. Io, puttanate, non ne sto dicendo. Eh, abbiamo dato cosa? Sono 95 minuti che ascoltiamo discorsi senza senso e promessi impossibili da mantenere. A cosa è servito tutto questo? A far abbassare il vostro concetto intellettivo. In realtà questo è il mio piano malvagio. Eh, Immersi senza la bombola, troppo in basso. In acqua stagnante, aggiungerei. In acqua banale e stagnante. Grazie, figlioli, per questa live creativa di questo mercoledì sera. Noi ci diamo appuntamento a domani sera con le clerical news. Ci sono delle clerical news incredibili. Dichiarazioni del Papa allucinanti e un sacco di cose belle e disagianti come piacciono a noi, giuste e giuste, per il giovedì sera. Eh, ci vediamo ovviamente domenica alle 17.30 con un'altra live per vedere. Che fine fanno queste grandi rivelazioni dell'11 e del 12. E ovviamente domenica mattina nuovo video sul canale YouTube. Vi ringrazio come al solito, vi abbraccio tutti, grazie per il supporto, grazie per la compagnia. Ci vediamo domani sera alle 21, direttamente qui su Twitch con un'altra puntata delle Clerical News. E nel frattempo, io mi vado a mettere una schermatina di attesa. Ah ma voi continuerete a sentirmi e continueremo la cioè, serata universale con la personal del Naro attiva per tutta l'umanità dove leggeremo il libro di padre Livio fino alle 4 di mattina <coughs> grazie a tutti figlioli ci vediamo domani sera alle 21 con una nuova puntata delle Clerical News, nel frattempo io vado a fare un ride a qualcuno, chi ci sta? Chi ci... Andiamo a vedere qualcuno di nuovo, qualcuno di nuovo, oh, Vox Populi, Chiesa, Pandemia e Segreti Mariani, ha preso, lui, ride subito, ci piace l'argomento. eccolo qua preso chiesa pandemia e segreti mariani è il nostro pane quotidiano andiamo a fare un ride da Vox Populi figlioli ci vediamo domani sera alle 21 con una nuova puntata la natura ha cariose. ammazzato la natura più dalla morte stessa chi è? chi è di padre Catastò? Oh, se questi creativi fanno queste petizioni io mi gratto i coglioni questo dicembre eh. vediamo vediamo come va a finire bravo ci stavo per andare io eh sì sì il, il titolo è quello giusto il titolo è quello giusto dai e dai accettate sto ride entrate in questo ride che guadagnate punti canale che servono quasi a nulla ma sono molto divertenti dai <ride> che famoso famos con la live del padre grazie a tutti figlioli ci vediamo domani ne raccomando fate attenzione ai portali, perché eh, se ci finite dentro poi è un casino, va tocca chiamare qualcuno e venire a raccogliere, è, è un casino.